L'incontro di oggi ha un significato particolare aggiuntivo nelle istituzioni e nelle persone che hanno voluto questo incontro. Peraltro è stato voluto prima degli ultimi episodi, delle ultime vicende che ovviamente hanno riportato il tema in maniera calda sulle prime pagine e di attualità. È importante perché questo incontro è stato voluto oggi dalla Questura di Reggio Emilia, dalla Federcalcio e dal Sassuolo Calcio. C'è un aspetto di prevenzione e di educazione che lo sport ha in sé per fare crescere, educare le nuove generazioni e che darà risultati nel medio-lungo termine. E poi c'è un aspetto ovviamente di repressione che è fatto di norme e di applicazione di norme, di tolleranza zero nei confronti di quei violenti e delinquenti che lo sport e il mondo del calcio inquinano. E sono due direttrici su cui da un lato lo Stato, ma anche tutti i protagonisti di questo mondo, parlo della federazione, dei dirigenti, dei calciatori, degli allenatori, della stampa, di tutti coloro che vivono attorno al mondo del calcio. Tutti noi abbiamo per quota parte una responsabilità per cercare di diventare migliori e fare cambiare anche, diciamo così, la visione che ha la gente comune di quello che rappresenta il fenomeno calcio. Partendo dai luoghi, oggi mi piace sottolineare che questo è un modello. Ma guardate, è un modello, e mi riferisco allo Stadio Mapei, non solo per come è strutturato nel suo interno, ma per come è anche ubicato. Stare in un luogo dove puoi arrivare, puoi parcheggiare, puoi svolgere tutta una serie di attività che non siano costretti dagli ambiti spaziali e dagli ambiti riferiti all'inurbamento è fondamentale. Da parte nostra siamo fortemente interessati a vedere il concorso di tutti e da questo punto di vista, come sottolineavo prima, un ruolo fondamentale lo devono giocare le società, che devono essere anche normativamente poste nella condizione di non essere poi confuse o accusate di collusioni improprie o di modalità improprie. Quindi dialogo, buon senso, emarginare in maniera assoluta tutti coloro i quali immaginano che l'evento sportivo sia l'occasione per fare gesti di violenza. Su questo io credo che non ci debbano essere nessun attenuante, i linguaggi devono essere senza se e senza ma, e anche la dimensione di questo fenomeno che, come ricordava il ministro Salvini nella riunione alla Scuola Superiore di Polizia, nei numeri per fortuna è abbastanza contenuto, però deve vedere anche, come dire, un atteggiamento molto netto. Io credo che la parola chiave di questo convegno sia evoluzione, parola che compare nel titolo, riferita alla disciplina sulla sicurezza negli stadi. Io credo che in questo settore l'attività normativa sia stata assolutamente adeguata e quindi le società sportive sono state introdotte nel livello gestionale, nel livello decisionale. Ecco, l'inserimento di un soggetto privato nella gestione di una funzione pubblica, della funzione pubblica per eccellenza, qual è la gestione dell'ordine pubblico, non affievolisce affatto il ruolo dell'autorità di pubblica sicurezza, anzi io penso che lo esalti. Ed è per questo che il sistema può funzionare, io credo che funzioni e sicuramente funziona in modo splendido in questa realtà, dove abbiamo dei dirigenti, quelli del Sassuolo, seri, preparati e disponibili. Una giornata di confronto, una giornata per capire appunto quello che si può fare, una giornata che ci può permettere di crescere un po' tutti, crescere sia noi come società di calcio, sia le istituzioni e tutti quelli che lavorano in questo mondo. Nel momento in cui ci si approccia a un campionato professionistico, di pensare soprattutto a investire per i tuoi tifosi e investire anche per i tifosi della squadra che viene a giocare da te. Credo che
tutto questo deve servire appunto a pensare, a crescere, all'innovazione, a fare delle cose un po' diverse da quelle che sono sempre state fatte negli anni passati. Per cui penso che oggi non devo guardare soltanto noi come Sassuolo Calcio, ma guardo un po' anche tutte le altre squadre di Serie A, si sta facendo molto. Siamo probabilmente agli inizi, perché basta pensare alle società che hanno lo stadio di proprietà, sono veramente poche, ma dobbiamo avere la forza, dobbiamo forse avere anche delle regole, anche degli obblighi da parte della FIGC, che per poter realizzare, per poter soprattutto ospitare dei grandi eventi, devi avere anche delle grandi strutture. Abbiamo sentito tante parole oggi, io credo che quella più significativa sia quella della collaborazione tra tutti i soggetti che appartengono al nostro mondo, le istituzioni, le società di calcio, i calciatori, i dirigenti, tutti quanti sono coinvolti e chiamati a cercare di risolvere quello che è un problema. Credo che di norme ce ne siano a sufficienza, ne ha richiamate sia Giorgetti che il prefetto Gabrielli. Gli strumenti quindi ci sono, in realtà il passaggio importante e fondamentale è quello di una crescita culturale, se ne parla sempre tanto. Credo che una giornata come questa, un esempio come quello di alcune società che sono presenti qui, che si attivano costantemente tutti i giorni lavorando per cambiare quella che è la mentalità generale, sia un passaggio assolutamente fondamentale. La possibilità di lavorare su un impianto di proprietà chiaramente ti consente anche di intervenire in maniera importante su quelle che sono le migliorie che devono essere fatte. Ma al di là di quello dell'aspetto infrastrutturale, che è un 50% del lavoro che viene fatto, l'altro 50% che è importante e al quale noi teniamo particolarmente è quello del rapporto con i tifosi, soprattutto delle squadre ospiti. Noi tutte le domeniche ospitiamo ragazzi che tifano per la squadra avversaria, che vedono la partita con i tifosi, con i giovani tifosi della nostra squadra, e credo che quello sia un piccolo segnale dato da una società che crede molto in questo aspetto. Nel giro di 3 anni abbiamo portato circa 30.000 tra genitori e bambini provenienti anche da altre città, e credo che questo sia un esempio significativo di quello che si può fare di concreto e positivo da questo punto di vista. Negli impianti sportivi la sicurezza delle persone è la sfida quotidiana di forze dell'ordine e addetti ai lavori. Al Mapei Stadium la tecnologia è in grado di rispondere a diverse esigenze. I sistemi di ripresa sono progettati appositamente per applicazioni stadio. Immagini fluide, realistiche, per monitorare aree più estese con meno videocamere. 20 milioni di pixel per identificare le persone e 30 frame al secondo per determinarne le azioni. Il software, in continua evoluzione, consentirà di integrare la videoanalisi, il controllo perimetrale e di generare e gestire allarmi in caso di comportamenti sospetti. Scavalcamenti, soste in aree non consentite, accessi a zone non corrispondenti al biglietto. Un sistema in grado di effettuare il riconoscimento facciale ai tornelli e di identificare e tracciare le persone durante l'evento, all'interno e all'esterno dello stadio. Al Mapei Stadium la tecnologia è lo strumento al servizio delle persone per favorire la sicurezza di tutti.